Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto nel corso delle ultime settimane, più o meno dall'inizio dell'anno nuovo, Massimiliano Varese è come se avesse deciso di cambiare strategia giocando nell'ombra mascherando le sue intenzioni con il sorriso ed una tranquillità che convincono pochi. Detto fatto. Le sue frasi al Grande Fratello 2023 su Beatrice Luzzi. C'era da aspettarselo. Il lupo perde il pelo ma non il vizio e sembra proprio il caso di colui che dice di aver portato l'hip hop in Italia con una convinzione scioccante. Tirandosi in disparte, la sua idea è la stessa, come volevasi dimostrare. Massimiliano Varese e l'offesa verso Beatrice Luzzi, al Grande Fratello 2023. Grande Fratello, Varese shock. Cosa ha detto di Beatrice? Sembra abbia semplicemente deciso di far meno rumore per distrarre gli hater così da fargli trovare una nuova vittima. Ma il pubblico non dimentica la rabbia, il livore, che Massimiliano Varese ha mostrato nei mesi al Grande Fratello 2023 nei confronti di Beatrice Luzzi e degli enormi e ripetuti consensi che conta dall'inizio dell'avventura televisiva e le tante diatribe e vicende vissute. Ieri il suo inciampo, la sua offesa. Perché dovrei andare a parlare con lo sterco? Si sente dire dal 48enne parlando con Greta Rossetti. Il riferimento alla collega attrice è risultato palese subito a tutti online. Lo sterco rimane tale. Più smucini il secchio di cacca e più puzza, diceva mia nonna. E c'aveva ragione, ancora. Il web se l'è presa anche con la 25enne dicendo e lei se la ride. Ma secondo altri la sua risata sarebbe stata di imbarazzo. Però, c'è chi la condanna ugualmente, pare esserci un'epidemia di gnavia in quella casa e i fan sono stufi, fa schifo, peggio lei che non dice nulla, ecco, ancora il vero Max, osceno, scrivono vari fan su Twitter. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.